Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, ben ritrovati a tutti sulla frequenza di Radio Buon Consiglio da Don Leonardo Maria Pompei, che appunto vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Spazio Giovane, riprendendo il discorso che stiamo portando avanti e che riguarda il tentativo di percorrere il viaggio alla conoscenza, volto alla conoscenza di noi stessi, per comprendere meglio chi siamo, quali sono i nostri problemi, quali sono le nostre aree d'ombra, quali sono le nostre situazioni complicate, quali sono i nostri blocchi, quali sono le nostre situazioni difficili, appunto per imparare, come dice il sottotitolo di questo ciclo di catechesi, ad amare, cioè a compiere ciò per cui siamo venuti al mondo. Noi siamo stati fatti da Dio amore e siamo nati per amare, ma incontriamo appunto tante difficoltà in questa nostra vocazione che stiamo cercando di vedere da dove vengono, e in questa particolare sezione che stiamo affrontando adesso e che oggi a Dio piacendo concluderemo, da che cosa diciamo dipendono o meglio come si manifestano alcune nostre situazioni problematiche. E purtroppo la settimana scorsa abbiamo dovuto fare uno stop imposto perché io ho dovuto fare un viaggetto apostolico fuori sede. Vi ricordo che abbiamo cominciato nella puntata precedente, cioè due martedì fa, oggi siamo nuovamente in diretta, e l'analisi delle relazioni, quindi come io mi relaziono con gli altri, che manifesta anche come io posseggo me stesso, quindi qual è il grado di consistenza, potremmo dire così, della mia personalità, quindi come io sono e come mi propongo alle altre persone, cioè non nelle relazioni, ragazzi e ragazze carissime, sono la cartina di tornaconto fondamentale del nostro essere, perché una personalità matura, equilibrata, risanata e ancora di più santificata dalla grazia, è capace di porsi bene, ecco, e non soltanto nelle circostanze, come dire, agevoli, ma anche nelle circostanze complicate. Per esempio, adesso siamo entrati, come sapete, nel tempo di passione, la settimana prossima faremo sicuramente la puntata di martedì prossimo dentro la settimana santa, se Dio vorrà, però pensate soltanto, provate a fare questo pensiero, come si è relazionato Gesù con i suoi nemici e con i suoi avversari durante la passione. Provate a pensarci. Come si è relazionata la Madonna con gli assassini del figlio, con tutto quanto il mare di odio e di, non so neanche io come definirlo, insomma, di feccia, ecco, del genere umano che ho dovuto vedere. Lei così delicata con i suoi santissimi occhi, ascoltare con le sue santissime orecchie in quel giorno di sangue, che è stato venerdì santo, no? Quindi una grande personalità, quindi, e quindi un grande santo, sa essere padrone di sé e quindi relazionarsi bene anche con chi è una bestia, perdonatemi insomma il termine, no? Anche con chi è del tutto incapace di una relazione, non dico buona, ma anche umana, no? Guardate che l'odio e la crudeltà che sono stati manifestati nei confronti di nostro Signore sono senza limiti, perché in quel giorno erano tutti quanti demoni in persona, in azione, a sfogare la loro rabbia, il loro odio contro il Figlio di Dio fatto uomo, avendo avuto per la nostra salvezza, per il grande mistero della nostra redenzione, carta bianca dal Padre di scatenare tutto lo scatenabile contro Gesù. E pensate alla capacità d'amare di Gesù, perché Gesù ha superato e vinto tutte queste cose, perché il suo amore è stato più grande, perché più gli facevano del male più continuava ad amare i suoi assassini, i suoi persecutori, i suoi nemici, chi lo torturava, chi lo derideva, eccetera eccetera. Noi dobbiamo fare argomento di lunga meditazione e come non possiamo dire ma lui era Gesù e io no, perché San Pietro scrive a chiare lettere nelle sue lettere, perdonatemi la non voluta ripetizione, tra l'altro è l'inno che si legge durante il tempo di Quaresima nel breviario riformato di Paolo VI,
per chi recita la liturgia delle ore dopo i secondi vespri della domenica. No? Cristo patì un esempio, Cristo patì per noi, lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme. Quindi noi saremo risanati quando saremo capaci di relazionarsi con gli altri come ha fatto Gesù. E guardate, anche il suo prendere su di sé tutto il male, quindi lasciare che gli facessero tanto male, non è, cioè abbiamo visto due puntate fa, dipendente da debolezza, cioè il territorio prateria, quindi io lascio che facciano scorribande, permetto anche che mi umilino perché ho paura che gli altri non mi accettino, o cose di questo genere. No, uno può fare esattamente la stessa cosa, e questo speriamo di riuscirlo anche a focalizzare in questi nostri incontri, lo stesso identico comportamento può essere vizio o virtù, identico. Quindi subire, come dire, apparentemente passivamente delle vessazioni da parte del prossimo può essere simbolo di debolezza, quindi una persona incapace di difendersi o ha paura di reagire perché teme che il suo pensiero sia più forte e quindi che sia sopraffatto, oppure può essere simbolo di forza. Io non reagisco non perché non voglio, o perché non posso, o perché non sono capace, o perché ho paura. Scusate, ma non reagisco perché non voglio. Ho sbagliato a dire come prima cosa non voglio prima. Quindi non è che non reagisco perché non posso, perché ho paura, o per altre motivazioni. Non reagisco perché non voglio. La reazione di Gesù è stata questa. Ricordate, no? Quando lui esce dall'ultima cena e dice: guardate, adesso dobbiamo andare. Viene il principe di questo mondo, egli non ha nessun potere su di me. E ricordate anche qualcosa cosa disse a Simon Pietro nel giardino degli ulivi, no? Dice: Simone, ma che ti metti in mano con le spade? Ma pensi che se io chiedessi 12 legioni di angelo non verrebbero subito tutti quanti? E questa è la cosa che ci lascia ancora più sconcertati e dobbiamo pensarci. Cioè che Gesù in ogni momento poteva sfuggire, ma sfuggire con un movimento della sua semplice volontà a tutto quello che stava soffrendo, e non l'ha fatto. Quindi capite? Perché l'eroe, il grande eroe, non è chi non poteva fare niente e quindi se ne è fatto una ragione e si è immolato. E no, è molto questo. Ma Gesù ha fatto molto di più, perché Gesù poteva fare diversamente in ogni momento. Una delle preghiere eucaristiche nuove, per la verità da me non troppo usata perché è un po' troppo breve, purtroppo adesso un pochino invalsa in giro nel clero la moda che si fa sempre solo quella, perché è la più breve di tutti, no? Quindi non la faccio troppo spesso perché mi dà l'impressione come se uno volesse per forza fare presto, insomma, e tagliare sempre corto con le cose di Dio, no? Però pur nella sua brevità, spezzando una lancia a favore, ha un'espressione che a me fa sempre tanta devozione, che è quella con cui inizia la preghiera eucaristica. Penso che, siccome dico quasi sempre questo durante le messe, penso che tutti gli ascoltatori l'avranno memorizzata. Egli offrendosi liberamente alla sua passione. Attenzione, tutto quello che noi stiamo facendo insieme, ricordate quello che vi ho detto in qualche altra puntata che non mi ricordo quale, le parole di Gesù: guardate che se siete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi oggi non è che non vorremmo amare, noi oggi non siamo capaci di amare, quindi non possiamo amare, non ci riusciamo, perché abbiamo tutto un mare magnum dentro di noi. Un po' viene dal peccato originale, lo stiamo vedendo, un po' viene dai peccati che abbiamo fatto, un po' viene da quello che abbiamo subito, un po' viene dalla nostra natura rovinata, un po' viene dal nostro temperamento non educato, un po' viene da corti circuiti relazionali per cui uno non sa dove andarsi a mettere mani, capite? Quindi stiamo ancora nella fase propositiva diagnostica. Allora dice: la verità vi farà liberi, cioè la prima cosa che noi dobbiamo imparare per riappropriarci della libertà è la conoscenza. Per questo che sono così importanti questi incontri. Non lo dico per fare pubblicità al sottoscritto, perché io pensi di dire chissà che cosa, perché tutte queste cose che vi dico io le ho imparate da altri. Quindi non sono segno della grande genialità di Don Leonardo, che è un grande, che è una persona molto intelligente, zero. Vi ho sempre detto che Leonardo e la sua massima, Leonardo è una persona che, come dire, cerca di fare coscienziosamente il proprio lavoro di prete, quindi prima di aprire bocca
cerca di documentarsi, ma di documentarsi non sulla base delle cose, come dire, erudite delle scienze umane, ma delle cose che sulla base di una serie di attente valutazioni appaiono vere e degne di fede, o perché avallate dalla parola di Dio, o perché avallate dalla tradizione, o perché avallate dal magistero, oppure perché supportate da sufficienti indizi, quello che riguarda queste scienze umane che stiamo adesso sviscerando, che fanno presumere e fanno ragionevolmente pensare che quella determinata cosa possa andare bene, quindi sia attendibile, quindi sia credibile. Ecco, quindi la verità vi farà liberi. Gesù si è offerto liberamente alla sua passione, quindi la capacità di amare in quella dimensione, in quella proporzione, quindi amare senza misura, richiede una libertà perfetta e una grandissima forza di volontà. Queste sono cose che si possono imparare, oppure che si possono acquisire, quindi non avendo la possibilità o la capacità di attualmente vivere queste cose. Andiamo avanti. Allora, la volta scorsa, non vorrei dilungarmi troppo, se no anche oggi vorrei terminare questa sezione. Abbiamo visto i primi, come dire, stiamo utilizzando in questo argomento la metafora dei territori. Abbiamo visto i primi tre territori problematici. Il territorio prateria, ecco, caratterizzato dalle cosiddette persone super disponibili, da quelli che sembrano apparentemente buoni, li abbiamo definito così, ma non sono in realtà buoni, ma sono deboli, fragili, indifesi e inconsistenti nella personalità. Poi abbiamo visto invece le due varianti del territorio dei cosiddetti duri, e quelli duri e puri, ecco, cioè il territorio trincea e il territorio fortezza. Ecco. Il primo caratterizzato, insomma, da un altissimo tasso di autodifese e quindi da una grande dose di superbia, quasi sempre figlia, quasi sempre, di ben poca stima di sé, di ben poco amore ricevuto. Similmente, il territorio fortezza, proprio, ecco, degli asceti, non per amore di Dio, ma degli asceti per il problema di non accettazione di se stessi, e anche per malintesi, ecco, sensi di perfezione, che sono coloro che appunto si propongono mete troppo elevate, con mezzi troppo esagerati e avendo, portandosi dietro, essendo personalità estremistiche e quindi non equilibrate, insieme a questi alti tassi di desiderio di perfezione, anche dei grossi bug che emergono in varie fasi, diciamo così, evolutive, dall'autoerotismo compulsivo, al tabagismo, l'alcolismo, il vittimismo, sentirsi sempre il calimero della situazione, e un alto tasso di permalosità. Ecco. E quindi dal bisogno di dover essere sempre a parire o essere in un certo modo, l'intolleranza nell'altro, l'estrema rigidità nei pensieri e nelle scelte. Io conosco abbastanza bene questo territorio, per chi mi conosce, non ho nessuna difficoltà a dirlo, perché io penso che sia sempre opportuno e importante mettersi in campo. Cioè, io ho dovuto tribolare contro questa cosa. Questo territorio chiaramente presenta delle risorse, così come il temperamento collerico che mi contraddistingue, però questo va ampiamente curato, d'accordo? Cioè, i muri devono essere abbassati, quindi ci deve essere, vedremo, in un territorio fruttifero c'è, come dire, c'è una siepe, c'è un cancelletto, non ci sono le scorribande, no? Però un conto è una siepe e un cancelletto, un conto sono le torri e i merletti con sopra gli alabardieri armati che il primo che arriva lo inforcano con una freccia avvelenata, no? Quindi questo è un po' troppo. E quindi ognuno deve cercare di individuarsi, perché in qualcuno di questi, guardate che ci stiamo, eh? E come abbiamo già detto a suo tempo per i temperamenti,
diciamo così, ciascuno di questi territori che cosa fa? Ipertrofizza e polarizza una sola cosa, troppo, dimenticando tante altre. Ecco, vedremo poi nel territorio fruttifero, che è quello di una personalità guarita ed equilibrata, che è l'ultimo, qual è la giusta misura in tutte le cose. Ecco, io probabilmente, sapete, c'è anche un problema di crescita legata all'età. Adesso ho superato i 40 anni, e 40 anni alcune cose si capiscono un pochino meglio di quando si è giovani, quindi penso che ci sia anche questa dimensione, soprattutto il valore e l'importanza dell'equilibrio, che io quando ero più giovane scambiavo l'equilibrio, lo reputavo debolezza o timidezza. E quindi no, che significa equilibrati? Non dobbiamo combattere, dobbiamo fare, dobbiamo battere i pugni, queste sono cose importanti a destra e a sinistra. L'equilibrio, che è quello che ha caratterizzato massimamente il nostro Signore Gesù Cristo era fermissimo nel dire la verità, ma era sempre estremamente pacato, ecco, moderato, cauto, calmo e pieno d'amore nel porsi. Questo è quello che dobbiamo tutti quanti imparare. Io penso che sia l'obiettivo. Tante volte vi ho ripetuto che a me non piacciono tante questioni che fanno in giro anche dei gruppi, anche che stanno messi bene, anche lamentandosi di cose reali, anche dicendo che la Chiesa sta vivendo una situazione delicata. Siamo d'accordo su tutto, però assumere i contorni di questo territorio non va comunque bene. Quindi, l'ho detto in altre circostanze, io continuo, ogni tanto qualcuno mi contatta, continua a dire: ma tu siete tradizionalisti? Io rispondo subito no, ecco, perché è proprio di questo mondo esagerare in queste dimensioni. Qui, tra l'altro, poi prestandosi a fare il gioco e la parte degli avversari, che vedendo queste cose dicono: ah, e questi fanno tanti duri e puri, e poi non sono capaci di avere un minimo di rispetto, un minimo di carità, un minimo di garbo, un minimo di dolcezza nel porsi e nel proporsi, no? E hanno ragione a fare questo appunto, ed è un appunto verissimo. E ritengo che sia sempre anche molto importante, cari ragazzi, avere sempre una disponibilità a riconoscere i propri limiti, i propri errori e a mettersi in discussione. È l'unica ancora di salvezza che abbiamo. Noi possiamo avere tutti quanti i difetti di questo mondo. Ecco, il problema è che per cambiare e per convertirci dobbiamo camminare col cuore aperto alla conversione, altrimenti andiamo avanti come panzer, come caterpillar, come bulldozer, come dire, stritolando tutto quello che ci abbiamo dinanzi, andando avanti come treni, e dopo ti accorgi che hai fatto un macello quando ti giri e vedi il cimitero. Ecco, quindi sarebbe opportuno e possibilmente intervenire prima. Ci eravamo fermati qui. Adesso abbiamo altri 4 aree problematiche prima di giungere, diciamo così, alla sintesi del territorio fruttifero. Quindi entriamo nel merito della puntata di oggi. Il territorio rattrappito, come indica il nome stesso, caso evangelico tipico, no? Quello che c'è alla mano inaridita, oppure quello che era mezzo storpio, quelli le persone ripiegate, diciamo così, su se stesse, no? Allora, sono queste delle personalità che fanno estrema compassione, numero uno. Mentre alcuni fanno rabbia di questi, e altri suscitano addirittura sdegno, questi nostri cari fratelli e sorelle che stanno dentro questa dimensione suscitano tenerezza, compassione. C'è praticamente una parte di sé che è completamente lasciata in balia di altre persone che la sfruttano e che la occupano abusivamente, senza che la persona sia capace di opporre resistenza. Questo territorio presenta molte inibizioni. L'inibizione è una cosa negativa, carissimi ragazzi e carissime ragazze. Inibizioni, oppure, cioè, allora, l'inibizione vuol dire quando uno si vergogna stoltamente e stupidamente di qualcosa, quando non affronta serenamente anche alcune tematiche e alcune problematiche, no? Vi faccio subito un esempio per farvi capire. Un figlio di Dio, una giovanotta cristiana,
vive la purezza, ma non ha, come dire, non è che ha paura di fare un discorso posato, diciamo così, ponderato sulla realtà della sessualità umana, che è una realtà, non è un idolo, non è il feticcio che oggi fanno sembrare, non è la panacea dell'unica motivazione per cui siamo in questo mondo, ma è una realtà umana, d'accordo? Una realtà umana e tra l'altro anche estremamente naturale, d'accordo? Quindi a tempo, luogo, con garbo e con modo, questi argomenti si affrontano con una certa serenità all'interno della vita di coppia oppure all'interno di contesti sociali, relazionali, educativi, eccetera, eccetera, no? Si entra in relazione fondamentalmente con tutti, con chi è simpatico, con chi è antipatico, cioè si riesce, come dire, ad avere. Quando si ha una personalità sana, una buona relazione con tutti, non si sta sempre in disparte, sempre con il capo un pochino basso, no? Con il muso un pochino torvo, insomma, no? Ecco. Allora, ci sono, come dire, molte inibizioni, generalmente tassi di timidezza largamente al di sopra della norma e del sopportabile. Quindi anche qui la timidezza è un problema. La timidezza è diversa dalla persona che è educata, come dire, che è riservata, quindi che nei rapporti con gli altri non va a sfondare le porte, lo vedremo subito nel territorio seguente, o a fare invasioni, domande indiscrete, eccetera, eccetera. Però non è neanche quella che si estranea completamente, e quindi avete visto le classiche situazioni di quando trovi una persona così, rimane da sola con un altro, e se l'altro non l'aiuta un pochettino, rimangono muti anche per 2 ore. C'è il mutismo assoluto. Non è una cosa buona il mutismo. Ah, ma io sono santo, io sono. E i santi non parlavano mai, parlavano soltanto di Dio e con Dio, no? Si dice, ed è vero, ma i santi lo facevano per scelta. Chi sta in questo territorio non è che lo fa per scelta, lo fa perché non è capace. Voi sapete che, per esempio, è un atto di carità, grande carità, oltre che di educazione, quando stai con una persona, anche se non è estraneo, e stai in un contesto, insomma, che richiede un contatto. Tu ci instauri una buona conversazione, mantieni una conversazione serena, del più, del meno, di varie situazioni, no? Educata, insomma, no? Uno deve essere capace a fare questo, non rimanere lì come una statua, come un muto, no? Quindi chiunque si sottrae dalla relazione ha sempre dei problemi, sempre. A meno che non ci siano chiaramente delle motivazioni di altro genere, no? Ecco, quindi. Capite sempre il senso dei discorsi, no? Queste persone sono notevolmente passive e hanno ordinariamente un tono vitale basso. Quindi le classiche persone che nel gruppo, se stanno, quando riescano a stare in un gruppo, stanno sempre, come dire, come gregari di ultimo livello, quindi aggregati proprio e si sentono anche, diciamo così, il calimero della situazione, l'ultima ruota del carro, eccetera. E quindi sono totalmente passivi. Non esprimono le proprie idee, neanche in maniera garbata, non esprimono le proprie opinioni, sono veramente, vi ripeto, sono personalità, ne ho conosciute tante in vita mia, che veramente fanno, come dire, fanno un po', compassione, ecco, proprio è il termine, non mi viene un altro termine, no? Poi, sono apparentemente buoni questi qui, come più, ma non è la bontà di Gesù, capite? Quindi è quella bontà rassegnata, un po' lagnosa, capite? Cioè, che tra l'altro nasconde, state attenzione, una rabbia talmente repressa che se questi scoppi, ne ho già conosciuto qualche situazione di questo genere, perché da dove vengono tutte quante queste cose? Educazione troppo rigida, educazione troppo severa, educazione troppo inibente. È raro oggi, ma c'è ancora qualcosa, eh? Purtroppo vi assicuro che in giro c'è qualcosa, no? Per cui la persona è talmente, come dire, esacerbata, insomma, da munizioni, quello non si può, questo è pericoloso, questo è pericoloso, questo è pericoloso, che veramente assimilano una personalità di questo genere. Che succede però? State attenti, se mi ascolta qui qualche mamma o qualche papà che è di questo genere, state attenti, che tutte le volte che ho fatto le profezie fin troppo facili sono tutte quante compiute su questa materia. Allora, se questa persona che subisce
subisce e continua l'azione così. Arriva un momento, cioè può succedere che tu gli tocchi una volta una cosa, oppure giunge a un punto X, che è il punto dell'esasperazione. Dall'oggi al domani abbiamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi la persona che non aveva mai detto di no, sempre con il muso lungo, o meglio, sempre col collo torto, sempre col viso basso, sempre di sì, diventa il primo Viet Cong guerrigliero del Vietnam. Quindi cioè, succede la terza guerra mondiale. E succede quando scatta qualcosa che fa passare il limite. Io dico sempre, ragazzi, state attenti, questo lo dico agli educatori, lo dico a tutti. Noi ci abbiamo, lo dice anche Curato Dars in relazione ai peccati, noi abbiamo una soglia di tolleranza. Lo dice anche per i peccati il santo Curato Dars. Dopo ve lo dico in che senso. Cioè, passata quella soglia, tutte quante queste cose di cui stiamo parlando, voi capite che sono tutte quante realtà problematiche. Quando si passa il tasso di soglia, si va a sfociare nello psichiatrico, cioè non è più, come dire, una patologia ordinaria, diciamo così, affrontabile e gestibile con i mezzi ordinari, che vedremo poi questa benedetta seconda parte quando arriva nelle nostre conversazioni, ma diventa ingestibile. Diventa ingestibile. Cioè, come dire, l'estremo del territorio trincea, cioè di chi si chiude in se stesso e rifiuta, d'accordo, ogni sorta di relazione feconda, è la schizofrenia. Cioè, è quando uno arriva fino al punto che si immagina realmente come reali, attraverso delle forme allucinogene, un mondo che non esiste. Tanto è, come dire, giunto a un grado, come dire, di assoluta chiusura dentro se stesso e dentro il suo mondo. Capite? Quindi anche qui, se qui si passa il tasso di soglia, allora ci stanno due tassi di soglia che si possono passare. Quello che porta alla depressione, diciamo che si passa il tasso di soglia verso il basso, cioè arrivano stimoli a chinare sempre più il collo, a essere sempre più sfiduciato, sempre maggiori sono le disapprovazioni da parte del prossimo, la mancanza di gratificazione, di conferme, uno si abbatte e cade in depressione. Oppure si può sviluppare esattamente il comportamento contrario, cioè che ingoio, abbozzo, chi non ha testa, un bel giorno, puff, succede la fine del mondo. Ribellione totale, rivolta, rivoluzione. Vi dico, se una personalità di questo genere arriva alla rivolta, non si ferma più, ed è capace di qualunque cosa. Ve lo dico per esperienze vissute, non ci stanno santi poi per riuscire a riportarla indietro, Vi parlo, vi ripeto, da sacerdote che sta in cura d'anima, che ha conosciuto tante situazioni, che conosce tante cose, che ha visto già queste cose con i propri occhi, quindi vi prego di credermi. Sono le 17, è bene che salutiamo la Madonna con la nostra consueta Ave Maria. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Comunque, concludendo questo territorio, abbiamo già dette le cose essenziali. Abbiamo una ricerca di conferme e di approvazioni esterne, in continuazione, proprio perché questa persona si sente una nullità, d'accordo? E un'estrema dipendenza dagli altri. Dipendenza dagli altri che è, come dire, il contraltare, l'altra faccia della medaglia della difficoltà estrema nel relazionarsi con gli altri. Relazione in cui si svolge, ripeto, un ruolo completamente passivo, sotto tutti i punti di vista. E quindi dentro c'è tanta rabbia repressa che a volte scoppia. Ci possono essere ferite molto molto profonde e anche molto ancestrali, dietro e arcaiche, dietro questo tipo, tipologia comportamentale di questo territorio. Adesso andiamo ulteriormente avanti, andiamo dalla parte opposta.
il territorio debordante. Quindi questo, quello rattrappito, sta completamente ripiegato su se stesso, esposto passivamente alle vicissitudini degli altri che lo occupano tranquillamente, senza nessun problema. Il territorio debordante, invece, è la classica persona, come dire, che non si fa gli affari suoi, come dicevo, la persona indiscreta, la persona, come dire, invadente, appunto. Quindi questa tipologia, quelli che fanno troppe domande, quelli che... ecco. Allora, si invade il territorio altrui e si ha una tendenza a dominare e a manipolare le persone. Questo territorio si estica con curiosità indebite ed intromissioni negli affari altrui. Ancora, la tendenza ad assumere ruolo da leader. E poi una cosa molto, alcune cose molto brutte, adesso vi sto elencando alcuni caratteri, poi ci torniamo commentandoli, l'uso e addirittura a volte l'abuso delle altre persone per sé e per i propri scopi, cioè fino a quando mi servono le adopero e poi le lascio via. La doppiezza in alcune circostanze e la seduzione. Quindi come dire, l'ammaliare le persone per attrarle a sé, poterlo utilizzare per i propri interessi, e poi, quindi capite, questa è la personalità anche del classico, non lo so, uomo senza scrupoli, quindi o dell'arrivista, o del carrierista, no? Ci sono varie tipologie, ecco, di personaggi che sono compatibili con questa rappresentazione. Allora, ecco, dinanzi alle curiosità indebite, questo o alle intromissioni negli affari altrui, sappiate che sono tantissime le personalità di questo genere, ma quando noi ci arrivano cose di questo genere, stare attenti perché molti sono traviati da un falso concetto di carità. Quindi uno fa una domanda curiosa, per non mortificarlo gli rispondo. Ecco. Allora, questo non è quello che facevano Gesù e la Madonna. E non è quello che fa il Padre Eterno. Perché il Padre Eterno, sappiate una cosa, ogni tanto mi fanno alcune domande, voi sapete che sto in giro sui social network, e non, tra poco non ce la farò più perché io sono subissato, d'accordo, di mail, di chat, di Facebook, adesso dovrò togliere il cellulare, insomma, in giro perché mi arrivano messaggi da WhatsApp, dai luci sconosciuti, da destra, a sinistra, comunque. Ma a volte con delle domande che sono proprio espressione di pura curiosità allo stato proprio gratuito, d'accordo? Gratuito. Io con le domande, con molta, spero, carità, ma anche con molta chiarezza, rispondo chiaramente, dico, guarda figlio mio, questa domanda è completamente mal posta. Oppure questa domanda è figlia di curiosità inutile, per cui questa domanda non c'è risposta perché Dio non dà risposta. E non te la devi neanche porre, e non la devi neanche porre al Padre Eterno, no? Dio, per quanto riguarda il modo con cui gestisce i rapporti con noi, ci dice, e lo sa lui, le cose che sono necessarie che noi sappiamo. Le cose di pura curiosità non ce le dice. Perché diceva San Bernardo, la curiosità è il dodicesimo, cioè il più basso, grado dell'orgoglio, ma è il primo gradino che ti porta fino alla superbia simile a quella di Satana. Quindi non va in nessun modo assecondata. Io ricordo quando era via la buon'anima di mamma, mia, le mamme, voi capite, anche quando sono mamme di un sacerdote, non sempre riescono a focalizzare che il figlio è diventato un sacerdote, no? Allora, ogni tanto, che cosa fa? E dice, ma com'è andata oggi? Dico, bene, ma che hai fatto? Dico, ho fatto la messa, ho fatto un po' di confessioni. Ah, chi sei venuto a confessare? Allora dice, ma io non ti posso dire che è venuto a confessarsi, perché il sigillo sacramentale non copre soltanto, sai, la persona e i peccati che ha fatto, ma io non posso rispondere a questa domanda, perché che una persona sia venuta a confessare, io non posso dirlo. Se lo vuole dire lei lo può dire, ma io non posso dirlo. Ma che stai a fare? Io sono tua madre a destra e a sinistra.
non capiva. Però io anche a mia mamma dovevo su questo regolarla, non potevo rispondere a mia mamma. Non potevo e non dovevo rispondere. Allora, attenzione a questo, questa è una cosa che può causare tanti problemi. Ecco, e Gesù parla molto nel Vangelo delle cosiddette parole inutili. San Giacomo, nella sua lettera, parla molto del potere nefasto della lingua mal utilizzata. Poi una cosa molto brutta è l'uso delle persone per sé, per i propri scopi. Voi pensate che io ho sempre ricordato che la morale, se così si può chiamare, laica degli illuministi, quindi quella proposta da Kant, il padre dell'illuminismo, quindi diceva loro: agisci in modo tale che la persona sia sempre da te considerata come fine e mai come mezzo. La morale laica. Noi sappiamo da un punto di vista cristiano, la gente non capisce, per esempio, perché non si può fare una fecondazione artificiale. Adesso non voglio rifare gli incontri sui 10 comandamenti, no? Perché la fecondazione artificiale comporta un uso, tra l'altro un uso molto balordo, di persone. Cioè, perché un embrione o anche uno zigote ha la dignità di persona umana. Tu non è che siccome di averci un figlio tuo fa la fecondazione artificiale, neanche eterologa, cioè ti fa impiantare un certo numero di embrioni sapendo che alcuni moriranno sicuramente e forse uno attecchirà e soddisferà il tuo desiderio di maternità. Tu non puoi fare questa cosa perché stai trattando delle persone umane come mezzi per il tuo scopo, per il tuo egoismo. Questo non si può fare in nessun caso, in nessun modo. Non si può fare neanche nel più piccolo, nel più feriale, no? Noi non possiamo avere, ragazzi e ragazze carissime, amicizie di comodo, cioè essere amici di quello perché c'è i soldi, perché c'è il motorino, perché conosce un sacco di gente, eccetera, eccetera, no? Le classiche dinamiche che si instaurano tra i ragazzi. Quindi facciamo molta attenzione a questo territorio, perché poi gli appartenenti a questo sono falsi. Questo significa la doppiezza. Dicono le bugie. Perché per accaparrarsi le simpatie e per perseguire i propri loschi, a volte, come dire, obiettivi e fini, devono mentire per persuadere le persone a fargli fare quello che vogliono, a collaborare con loro anche se non sanno, insomma, eccetera, eccetera. Quindi è uno dei territori più di quelli, ecco, mentre quello di prima faceva con passione, questo fa abbastanza, come dire, saltare il sistema nervoso quando si vedono personalità caratterizzate da questa modalità, no? Saltare il sistema nervoso e suscitare anche abbastanza ripugnanza, quindi non certo misericordia, perché i comportamenti che pongono in essere sono abbastanza disdicevoli. Poi c'è il territorio intasato, questo è un altro male del nostro tempo. Come dice il nome stesso, il territorio intasato è di chi conduce una vita e una relazionalità frenetica. Questo, attenzione, che oggi sta diventando un problema, sicuramente non avrò molti confratelli in ascolto, però sta diventando un problema dei preti. Quanta gente dice che vuole parlare col parroco e il parroco non c'ha tempo. Che vuole confessarsi, io spero che non sia vero, e il parroco non c'ha tempo. Io ho già detto altre volte, che ci vuole tanta pazienza, e che se io non sono mai tenero con i peccati miei e dei miei confratelli, nel senso che noi dovremmo rispondere gravemente davanti a Dio, stando da questa parte riconosco che delle volte ti fanno un pochettino passare la voglia, insomma, no? Nel senso che un pochino di filtro bisogna farlo. Però se qualcuno vada a dire in giro, dice: ma io volevo fare la confessione generale e il sacerdote non mi è stato a sentire dicendo che non c'era tempo, io spero che questa sia un'esagerazione, che non sia vera, insomma, no? Ecco, perché se uno ti chiede: padre, ho bisogno di confessare, devo fare una confessione generale, cioè la confessione generale è la grazia più grande che possa capitare a una persona, cioè, capite? Cioè, da quello dipende la salvezza eterna, perché una persona che confessione generale vuol dire, lo sapete ragazzi, ho parlato tante volte, cioè che uno per ispirazione divina si mette davanti allo specchio, si controlla tutti i peccati che ha fatto nella vita e li va a dire fuori tutti e bene. Allora, se le confessioni fossero tutte così,
Ah, allora uno veramente dovrebbe fare come il santo Gregorio d'Ars e come San Pio, che del resto le loro confessioni erano sempre così. È diverso perché può capitare, come dire, un sacerdote, vi parlo da parroco, insomma, in cura d'anime, diciamo che è vero che, io l'ho detto anche in diverse omelie, che è un problema grosso da un punto di vista pastorale, no? Che pochi sanno confessarsi decentemente. Allora, effettivamente, con i tempi ristretti che tu ti ritrovi in confessionale, per questo che io voglio spezzare una lancia per i miei confratelli, perché ho esperienza anch'io, no? Di una persona che entra dentro e che ti dice che ho 10 mesi che non si confessa, e dice, beh, che hai fatto? Niente. E tu devi stare un quarto d'ora facendo ricorso a tutta quanta la dose di pazienza, se ce l'hai, a cercare di fargli dire mezzo peccato, non dico mezzo, semplicemente per avere un appiglio su cui dargli la soluzione, perché voi capite, io vi prego, a volte provate a mettermi nei panni anche dei poveri preti, no? Cioè, se tu mi vieni a dire che non hai fatto niente, cioè, io lo dico, cioè, qua, se tu dici che non hai fatto niente, vuol dire che ti devi preoccupare, perché non è che tu non hai fatto niente, vuol dire che tu non vedi niente, quindi vuol dire che la tua coscienza è così grossolana che stai completamente addormentata nel peccato e manco te ne accorgi. Allora, quantomeno, questo lo devi riconoscere e confessa: Padre, sono così superbo e così accecato che non riesco a vedere nessuno dei peccati che ho fatto, che Dio abbia pietà di me. Ma vabbè, ma viva Dio, mi dicessi almeno questo, andrebbe benissimo. Capite? Quindi, diciamo che quando uno fa il parroco residenziale, possono succedere episodi di questo genere. Che succede? Ci mette poi di mezzo il demonio, perché magari un giorno veramente sta ingolfato, e ti capita proprio quel giorno la persona che magari ti chiede di confessarsi e non voleva confessarsi in questo modo e c'ha bisogno, e può succedere, questo lo dico come dire, per far vedere un po' di misericordia, che in quel momento dici, ma è proprio urgente, magari in questo momento vedi un attimo, vedi quando sto a confessionale, che non dovrebbe comunque essere, però lo sto dicendo per spezzare la lancia. È diverso il caso dei missionari, cioè, che succede? Quando una persona va fuori, io vedo i confessori che li faccio venire da fuori qui, e vedo anche quando vado fuori io, è molto più facile, cioè quando si va in un posto dove si sa che c'è un confessore, tra l'altro estraneo, quindi come dire, che toglie, diciamo, una parte di inibizione, diciamo così, derivante dal fatto che quello ti conosce, che ti vergogni, le cose vanno diversamente. Ecco. Comunque, questo territorio intasato sta cominciando a riguardare, perché comunque in ogni caso, anche se volevo aprire questa piccola parentesi, voi sapete che ogni tanto, purtroppo questo è il mio stile, chiedo perdono alle suore, non riesco a non fare riferimenti, come dire, sempre esistenziali e pastorali, perché ritengo sempre che nelle nostre conversazioni ci debba essere, insomma, qualche stimolata concreta, no? Altrimenti stiamo facendo chiacchiere e udite, insomma, che non servono a niente né a chi le fa né a chi le ascolta. Comunque, dentro questo territorio, io conosco diverse persone, ci sono molti disordini. La gente che campa così non c'ha orari, è sempre iperattività, sempre piena di impegni, è sempre qualcosa da fare. Non si stanno. La spia è questa qui. Ti sai fermare un minuto? Punto. La fai la meditazione? Sei capace di starti mezz'ora, sei buono davanti al Santissimo Sacramento, senza muoverti, pregando? Se queste cose cominciano ad essere problematiche, territorio intasato. Territorio intasato. Non è che le attività non debbano essere fatte, le attività vanno fatte bene. Cioè, San Massimiliano Maria Corbo diceva che consacrati alla Madonna, con quello che anche se lui non lo chiamava così, però di fatto lo era il voto mariano, la consacrazione totus tus, la stessa cosa, producono un'azione febbrile a vantaggio della Madonna. Quindi altro che lavorano moltissimo, ma non così. Sono sempre e in ogni caso padroni del proprio tempo. Gli orari, immaginate un po' un prete come me, cioè, quindi chi vive, parlo agli ascoltatori che vivono tutti quanti nel mondo, chi nella famiglia, chi da studente, chi da. Allora, però un conto è avere degli orari flessibili, un conto è non averceli per niente. Cioè, io lo so che. Allora, io devo pregare, ragazzi, quindi i momenti adatti per la preghiera sono la mattina presto e la sera.
Quindi io devo trovare assolutamente delle forme di blindaggio di questa situazione. Certo, se la notte ho fatto le 4, perché ho fatto una veglia troppo lunga, non mi posso alzare 6:30. Troverò un altro sistema. D'accordo? Quindi noi dobbiamo avere questa flessibilità. Per questo non bisogna essere rigidi. Però non ci può essere l'assenza di regole. Non ci può essere. Ecco perché la Chiesa mette in mano ai preti il breviario, che ti metta al chiodo, e tu, anche se, come dire, se salti un'ora canonica la recuperi appena possibile, però tu devi avere un impegno che l'ora canonica la fai all'ora che più possibile si avvicina a quella che sarebbe. Quindi l'ora terza la devi fare il più possibile vicino alle 9. Ok? Certo, se poi non ci riesci, allora pure a mezzogiorno, però c'è questo impegno che devi tenere, proprio per avere una regola, no? Queste persone qui hanno delle personalità sconclusionate, cioè fanno tanto, ma non concludono niente. Fanno. Oppure quelli che parlano. Avete visto la gente che fa le prediche di 40 minuti? Dio me ne scampi, il giorno che dovessi fare le prediche di 40 minuti, io spero che qualcuno mi venga a dire un sacco di parolacce in sagrestia, eh? Io guardo l'orologio, nel senso che cerco sempre di contenermi nelle prediche. Qui, guardate, un buon consiglio, purtroppo, ragazzi, le sore non dovete parlare per un'ora di seguito, con grande fatica, quindi lo faccio. Però cerco sempre di stare nei tempi. Perché tu che sproloqui per un'ora di seguito, io mi dico, prima di essere prete ero stato seminarista, ero stato laico, ho sentito tante le prediche, eh. A volte sentivi 40 minuti di prediche, che li voglio pure stare a sentire, ma finita la predica, ma questo che ha detto? Cioè, un concetto che mi è rimasto, una cosa che mi porta a casa, che ha detto questo qua? Non lo so, sarò stupido, non lo so. Quindi così questi fanno, non concludono niente. Cioè, da un punto di vista pratico operativo, non realizzano, non producono dei progetti, non concludono. E quindi è un guaio. Questa personalità si manifesta nell'incapacità di stare sole, di riflettere, e anche nell'incapacità di prendere scelte significative o di vita. Questi, sono quelli che non si sposano mai, che arrivano a 40 anni e ancora fanno gli scapoli d'oro, d'accordo? Sono quelli che si fanno perdere, si fanno scivolare la vocazione, perché la vocazione si può perdere se tu non la coltivi, cioè, e non ne prendi atto e cerchi di interagirci, eccetera, eccetera. E molte volte hanno questa iperattività lavorativa, questa iperdisponibilità, non certamente per ragioni di azione febbrile in favore dell'Immacolata, ma semplicemente per il timore di deludere qualcuno. Anche qui ci sono dei profondi. Queste sono personalità che sono molto inconsistenti. Cioè, queste, se tu ti vai a chiedere, e poi lo vedremo, insomma, la prossima volta, ma tu che campi a fare? Cioè, le grandi domande, gli orizzonti esistenziali, le grandi linee, non lo sanno. Non sanno rispondere. Andiamo veloci, che abbiamo quasi finito. Il territorio arcipelago, come dice il nome, nome stesso, questi nomi chiaramente sono tutti quanti nomi pensati ad hoc. L'arcipelago, voi sapete, che è un insieme di terra alternata ad acqua, quindi è una personalità che presenta delle zone buone e delle zone dove ci sono carenze di autostima, tendenze all'auto svalutazione, zone della personalità a volte atone o anche ambigue, eccetera. Allora, qui c'è un'altra personalità. Ecco. C'era un re durante la storia d'Italia, mi pare che era Carlo Alberto di Savoia, soprannominato Re Tentenna. Quindi, allora, queste persone non ti dicono, sono quelle che non dicono mai quello che provano o quello che pensano. Attenzione a questa cosa, no? Perché c'è chi non dice mai quello che pensa e chi lo dice sempre quello che pensa. Incorrendo in un brutto proverbio, perché lo stupido dice quello che pensa e il saggio pensa a quello che dice. Ora, un conto è che io non dico quello che penso per ragioni di prudenza, per ragioni di carità, per ragioni di opportunità. Questo è proprio una personalità sana, equilibrata e padrona di sé. D'accordo? Che io non posso dire tutto a tutti e sparare a zero. Guardate Facebook. Oggi, vi dico subito, un'esperienza di oggi, una cara anima e mi ha chiesto, dice, guarda, io ho postato sul mio profilo questa cosa,
mi stanno aggredendo, mi stanno contestando, magari se intervieni tu e dici la tua parola di sacerdote, io sono andato a vedermi il post, ho visto i commenti, i toni, e gli ho risposto, mi dispiace figlia mia, io qui dentro non ci entro, d'accordo? Non ci entro, perché insulti, parolacce o cose di questo genere, offese, ma io non, allora, che cosa, cioè, io vado a dire la mia opinione lì dentro, dopodiché mi riempiono di insulti e di offese, io me le posso anche prendere per amore di Dio, no? Ma questo non provoca nessun bene, e poi che faccio? Creo un'occasione di peccato per gli altri. Facebook, quando tu usi linguaggio scritto, cioè mentre Gesù, quando gli hanno dato uno schiaffo, si è girato e con tanta carità, guardando con uno sguardo pieno d'amore, ha detto scusa figlio mio, se ho parlato male dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene perché mi percuoti, ma questo ha potuto farlo perché lui ha usato la relazione, cioè il linguaggio scritto toglie la possibilità della relazione, per cui diventa complicato gestire un ambiente del genere poi quando si rinfocola. Io sono disponibilissimo, anche chi mi chiede l'amicizia su Facebook si possono lamentare quanto vogliono, si legge il mio promemoria, dico guarda tu sei il benvenuto, ma qui dentro questi comportamenti non sono accettati, mi dispiace, puoi prendermi per superbo, puoi prendermi per quello che vuoi, puoi dire che un prete deve accogliere tutti, non deve fare così, io accolgo tutti, però siccome qui dentro devo svolgere una missione, che è una missione di fare il prete, quindi di parlare a nome di Gesù Cristo e di svolgere il mio ministero di insegnare la verità, d'accordo? Quindi non posso permettere che la mia bacheca diventi la sede del turpiloquio, delle litigi, delle discussioni, eccetera. Quindi ti leggi i post, se c'è delle domande me le fai in privato, io i commenti non li vorrei per niente, nei commenti né mi piace, purtroppo questi non si possono inibire da Facebook, se no li avrei inibiti tutti, perché non mi interessa ad averci 150 mi piace e 800 commenti positivi, perché non mi serve nessun tipo di incensazione né di gloria, anzi, sono soltanto occasioni di peccato che mi devo difendere. Non si può inibire purtroppo questa cosa, come ho fatto sul mio canale YouTube, quindi dico, io preferirei che non ci mettete niente, se volete mettere il pollice alzato fatelo pure, però non fate così, quindi capite? Però altro è non dire sempre quello che si pensa, altro non dirlo mai per paura, per fare quella classica, come dire, quel classico atteggiamento di chi fa sempre il pesce in barile e non prende mai una posizione neanche quando dovrebbe prenderla, neanche quando è chiamato serenamente, pacatamente, caritatevolmente a dire io su questa cosa la penso così. Ora, la personalità guarita ed equilibrata ha come sempre il giusto mezzo, per questo video di equilibrio tra chi dice sempre quello che pensa e chi non lo dice mai, cioè pensa a quello che dice, a quando lo dice, a come lo dice, a chi lo dice. Capite? Chiaramente, allora, questa personalità che è un po' così, un po' fragile, un po' evanescente, cosa fa? Allora, non essendo capace di proporsi in maniera propositiva e matura, quindi di dire bene le cose, che fa? Comincia a contentare tutti, dice ad ognuno quello che vorrebbe sentirsi dire. Il pesce in barile è l'altra variante di chi dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cerca di fare contenti tutti. Attenzione, non si tratta di cercare di fare contenti tutti, stare attenti sempre alle false motivazioni, per motivi di carità. Cioè perché la carità mi spinge fin dove è possibile a dire sì per accontentare le persone, ma per motivazioni legate all'amore della persona e al suo bene. No, qui si tratta che io devo cercare di accontentare un pochino tutti perché devo conservare una buona stima, una buona immagine di me, che è quella che io non ho, e non fare brutte figure. Perché una brutta figura, cosa succede? Va a togliermi un altro po' di terraferma, capite la metafora, e a ampliare ulteriormente la zona lagunosa, e quindi questo genera frustrazione e sofferenze. Quindi queste personalità sono spesso pigre e spesso passive, molto frequenti nei temperamenti flemmatici questo tipo di fenomenologia, ma anche, però, perché sono fondamentalmente buoni,
capaci di condivisione e collaborazione. Sono personalità che se ci lavorassero un pochettino potrebbero, come dire, far emergere sempre maggiore terra e sempre minore acqua, in modo tale da giungere ad avere una personalità matura ed equilibrata. Vorrei rapidamente concludere, anche se magari poi la prossima volta riprendiamo da qui, perché vorrei spenderci qualche parola in più, a dare le caratteristiche, ora le elenco, magari la prossima volta cominciamo a commentarle, del territorio sano, quindi quello che produce buoni frutti. Ricordate sempre che Gesù ha usato questa immagine, la terra buona che dà buoni frutti, 160 e 30, no? Allora, volendo descrivere il territorio fruttifero, si ha una sana fiducia in se stessi, cioè né troppa né troppo poca. Si sta bene con se stessi. Si ha una sana indipendenza dagli altri, che non è pensare come il territorio di Trincea, che non mi importa niente di nessuno, che me ne sto da solo, eccetera, eccetera. D'accordo? Ma una personalità che non dipende dagli altri in ciò che pensa, in ciò che vuole, nella sua scala di valori, eccetera, eccetera. Poi si ha coscienza delle proprie risorse e le si coltiva per raggiungere degli obiettivi possibili, non si è inconcludenti, a breve o a lunga scadenza. Si mettono dei sani paletti, non le fortezze, non i muri, nel senso che non si autorizzano intrusioni indebite, né ci si lascia scuotere o ferire facilmente da circostanze esterne. Mentre dico queste cose, cercate di pensare a Gesù e a Maria, perché loro erano così. Si conoscono e si affrontano con serenità le proprie zone d'ombra, senza problemi, i propri limiti e anche i propri difetti, d'accordo? Lavorandoci per toglierseli, perché alcuni si possono togliere, lo vedremo. Oppure, se non si riescono a togliere, imparando almeno a gestirli. Perché se non si possono togliere, si possono comunque almeno gestire. Ancora. Si hanno ottime relazioni con gli altri, con tutti. Relazioni cordiali e propositive. Nonché una grande capacità di dialogo fecondo, poi vedremo la prossima volta in che senso, e scambio sereno e rispettoso. Infine, si ha una capacità di lavorare in gruppo, impegnandosi in un progetto comune, dando il proprio apporto, senza fare la prima donna, tenere banco o fare il leader indiscusso e inopinabile della situazione. Riprenderemo la prossima volta commentando queste ulteriori e queste splendide caratteristiche del territorio buono e poi aprendo il capitolo seguente che lo lascio a sorpresa. Do la mia benedizione a tutti, vi auguro, se credete, di sentirci la prossima settimana. Ave Maria.